Guardate stanotte come abbiamo dormito. Eccoli qua. E abbiamo messo anche il lettino di qua. Bimbi, buongiorno. Forza. È iniziato un nuovo giorno su oggi, eh? Giovedì. Comodo sto lettino. Anche brutto. Azzurrillo. Bimbi, su. Allora, buongiorno. Aspetta, questo subito si spoglia, beh. Questo è di Jacopo. Aspetta, Giuseppe, giovi a Rob. Mi fanno gli occhi, giovi anche mi fanno a Vincenzo. Che se vanno, lo so. Ciao. Eccomi, sono a casa, non ci fate caso al casino che c'è dietro, ma a prima mattina, questo è normale. Comunque stamattina quando siamo andati fuori scuola avevo visto questo tempo nero. Pensavo che era nuvoloso anche stamattina. In effetti è nuvoloso, però è andata a fuoco, non lo so, nel deposito di una fabbrica. E quindi stanno tutti fumo nero, ma dici già da stanotte. Vedi? Già da stanotte. E comunque questo è. Adesso stiamo qua. Ma la mia schiena. A me comunque o sarà sto Zyrtec. Perché qualcuno su Instagram mi ha detto che comunque anche lo Zyrtec, nonostante io lo prendo la sera, la sera prima di andare a letto, però la mattina ti svegli tutta scemanuta, stanca. E dice, mi ha detto qualcuno che lo Zyrtec pure gli porta, non si trova tanto bene perché gli porta sonnolenza, stanchezza. Secondo me pure a me è la stessa cosa. Capito? E vabbè. Ecco. Allora, mamma, che casino che stamattina andava a casa. Oh mamma mia. Io non lo so, a sera cerchi pulì. Ecco, guarda che casino. Senta. Ha fatto la furba tu? Vabbè, sei stata furba. Sei passata dal bagno, Monella? Piccolina. Scodinzoli. Chiudi. Sto sentendo il casino. Corriere appena arrivato, dovrebbe essere il pacco di Shane. Vediamo un po'. Un paccone giganterrimo. Sono 4,5 kg. Sta scritto 4,3 kg. Vediamo. Straccia la carta. Allora, pronti qua. Oggi a fare ancora una passata in termine, Jay. Wow, quante cosine. Oh, chi è sto coso? Dei colori estivi. Vediamo cosa sarà. Questo dovrebbe essere dei bambini. Questo non si sa. Questo, ogni bagni. Questo. Oh, qua abbiamo per lei un bigliettino, Shane, codice. Oh, piccolino. Allora, vediamo un po', queste sono le scarpe. E una. E due. Vediamo un po'. A posto, non c'è più niente. Allora, vediamo prima queste scarpe qua. Vediamo, eh. Oh! Come che già fa? Quando non è con vestitina. Ma dove sei questa? È piccolina! È piccolino il decolleté, questo qua, eh? Carine. Allora, ma ha già provato però tutti scarpe. Questo. Poi vediamo quest'altro. Dovrebbe essere quella bianca, che coloraggio pigliotto. Far beige, boh, vediamo un po'. Ole! Queste qua così, carine. Ok. Ora li proviamo. Ho preso per vedere, insomma, per 41.
perché Shane a volte deve essere poco più piccolino. Allora, questo qua dovrebbe essere o di Christian o di Jacopo. Pantaloncino così, con la magliettina. Perché Christian? O Christian o Jacopo, ma non mi ricordo. Poi vediamo qua cosa c'è. Shane sempre tutto imbustato singolarmente. Che si chiede? Ah, magliettina per me. Questa è la magliettina per me, così nera. Ho cercato di fare qualche completo, poi dopo devo misurare tutto però. Questa dovrebbe essere la gonna. Non la gonna, ma ci siamo fatti. Oh, puttana, pure i gonni ci siamo fatti, però ce ne sono vedi lunghe. Così. Poi vediamo di qua, questa mi sa che è un'altra gonna. Aspetta, E can col test vicino, molto carino. Che se per esempio avessi una tamburrò? Adamu. Questa qua bella lunga così. Prepotere, va vita alta. Ecco sì, adesso una tamburrò. Ma già mi sembra come sto ombro. Aspetta, e sopra mi sa che ci avevo preso sta maglia fucsia, sta camicetta, ma sta boh. Perché sta fucsia, state un po' così. Vedi che è troppo acceso come colore. Ci ho preso sopra questa qua. Bella però. Però devo misurare, non lo so, non ho mai preso secondo vestiti, ho voluto provare stavolta per non prendere sempre i soliti completini. Questo qua dovrebbe essere un vestito, ok, sì, questo è il vestito. Poi dopo me li devo misurare tutto, ma ve li faccio solamente vedere. Farò prima misuro tutto cosa. Poi di qua, questo qua deve essere una due speed. E si voglio mare? No, ciùm! Ma voglio mare, ma scia! Questo qua è un altro vestitino. Carino. Bellino, no? Mamma, per ingollo come stanno. Un altro, dopo misuriamo tutto. Questo qua mi sa che è sempre di Vincenzo, cioè che bello grosso. Sì, questo mi sa che è di Vincenzo. Questo King, ci ha giocato una cosa King. Visto con Vendina con Vincenzo, perché guardi tu? Lo metti pure tu? Vabbè. Poi questo qua è sempre Jacopo Christian, ma non mi ricordo. Questo mi sa 9 anni di Jacopo. E questa magliettina qua sta scritta rialzata. E il pantaloncino sotto. Carino. E poi ultime tre cose. Questo non mi ricordo se è sempre un vestito. Sì, sarà sempre un vestito. Questo qua è quello là un po' più a maniche lunghette. Ma non è che là tutte le... Tu ci vuole le cose là. È troppo. Ci vuole una fascia sotto. No, questo è il tutone. È il tutone quello là grande. Boh, oggi ho provato, non lo so, è troppo scollato qua. Ma oggi provo tutto posto, stasera, quando mi spoglio, mo sinceramente. Ne agivo da qua, questo è un bello colore. Dobbiamo vedere solamente com'è. Questi chi è sempre vestitino, mi sa. Oh, però mi sono freschi, E ma è bellino pure questo, guarda. Questi sono tutti i bottoncini. Oh, bello colore, questo, è bello acceso. Quasi. Non ne ho dovuto chi no, no, questo no, questo che sì, è che se non mi ricordo di chi è. Ho sempre una tutona. O non lo so. Chi è il suo coso? Ah no, questo è sempre un completo, pantalone. Questa magliettina sopra. Capì? Carina. Allora poi già provato tutte cose. Ma boh, me ne Jay. Oggi i bambini sono mezzogiorno e mezza. Allora, scendo, come sempre, con me siete abituati a fare questi sali e scendi. Vado a prendere i bambini. E non vedo l'ora di provare tutti quei vestiti e gonne di Shane, quella tutona. Ho voluto un po' cambiare. Comunque, non vedo l'ora di provare tutto. Vediamo un giro, oggi comunque il tempo è rimasto tutto così grigio. Così è il tempo grigio. Poi per pranzo oggi non ho cucinato nulla. Perché? Perché ho cibo avanzato da ieri. Aspetta che si orecchini.
fanno le vitarelle dietro che vanno troppo larghe e ogni tanto perdo l'orecchino. Comunque, stavo dicendo, per pranzo non ho cucinato nulla in particolare perché ho tutto il cibo avanzato di ieri, un po' di ieri sera, un po' di ieri a pranzo e anche la pasta quella là dell'altro ieri. E quindi non ho cucinato nulla apposta perché bisogna consumare questi avanzi e speriamo che Christian a pranzo riesca a mangiare qualcosina. Speriamo, insomma, oggi comunque è appena il primo giorno quasi completo che ha sta macchinetta, quindi speriamo bene, dai, vado a prenderli. Tornati, più tu andi si esci. Perché esci, ma vado a parlare che esci. Ciao. Vieni, vieni. Ciao, sono piccola. Allora, raga, è arrivato il pacco di scene, sono arrivati i vostri completini. Ma lei ha perso ciò? Sì, certo. Ho fatto il video io, brava. Mamma. Comunque. Ma come andiamo alla festa? Perché giorno e mezzo. Ma perché ci ho comprato i vestiti? Ma quali vestiti? È il pantaloncino corto con la maglia corta. Però che ha preso la roba per mia. Ti fa male? Mi hai portato il giochino? Vuoi giocare? Qua sopra stanno. Guarda. Vuoi giocare? Lascia. Lascia, si può giocare. Comunque, allora io sto sul. Oh, lascia. I bambini che iniziano. Però allora se vuoi giocare devi lasciare, o sennò come giochiamo? Allora basta, non voglio giocare. No, lascia. Non voglio giocare, lascia. Lascia, tu non lo lasci il gioco. Comunque sto sul letto, i bambini sono tornati e stavo leggendo un pochino i vostri commenti per quanto riguarda il vlog di ieri. Per tutte quelle là che hanno scritto che poi, vabbè, sono due o tre, lo fa apposta per vedere voi che dite, visualizzazione, no, perché comunque ho capito che i video sono un po' più dispersivi, devo magari ritornare un po' alla tipologia di prima, perché allora questi qua sto facendo, purtroppo avendo solamente questo telefono, io delle volte mi piace anche ascoltare delle cose, tutto quanto, quale quindi non filmo nulla. Perché cosa devi fare? Vince, cosa devi fare? No, Vince, tu rispondi alla mia domanda, cosa devi fare con questa cioccolata? La devo mettere nel pane. Ci sta la Nutella, non c'è bisogno della cioccolata. Ma come la vuole dare? Ma come non te la vuole dare? Fatti dare la cioccolata. E allora, non lo so cosa stavo dicendo. Il fatto del telefono. Avendo un telefono, quindi delle volte ascoltando delle cose, non riesco a registrare. E quindi parecchie... Insomma, a volte capita anche parecchie ore che non registro nulla. Comunque, quello là che ho cercato di capire qualcosina, che devo cambiare qualcosina, io vi ringrazio veramente per i commenti che avete scritto finora e che continuerete sicuramente a darmi consigli e a scrivermi. Grazie veramente per tutti coloro che mi hanno aiutato a capire cosa potrebbe essere che non va. Ma era giusto così, io non ho detto che volevo terminare di fare i video, però era proprio per capire questo calo di interesse, ecco, quale potesse essere il motivo. Scusate sempre i miei verbi, tutto da... Mamma, io molto va bene così. E sta nel mobile dove stanno i cosi dei dolci? Che ne combiniamo, non lo so. Cosa devono combinare? Non lo so. Stanno facendo il pan carré con la cioccolata. Comunque io vi ringrazio veramente perché sto cercando di capire un po'. E comunque allora volevo andarmi a provare queste cosine visto che non devo scendere più. Vediamo come mi vanno e le proviamo insieme. Però non dobbiamo uscire. E bicchierella. Forni e bicchierella. Ho fatto modì. Vediamo un po' qua se è il posto, va bene. Allora, aspetta. Gesù, mi sono andato. Vediamo un po' così, penso che mi vedete, perché è l'unica parte dove c'è la luce. Allora, questa è la gonna, ma non so come mettere la camicetta, se è un po' dentro, un po' fuori, non lo so. Come cavalla si mette. Comunque, io non mi vedo neanche, perché mi sono tolta pure gli occhiali. Questa è la gonna. Carina, e questa qua è la camicetta così, e l'ho voluta abbinare qua sopra, anche se forse è troppo fucsia a differenza della gonna.
Comunque, questo qua è il primo completino. Ora misuriamo gli altri. Comunque, itti Vincenzo, questa gonna mi pare quelle donne dell'antichità. Ma che carina! Mi buttano sempre a terra. Questo è quell'altro. Io vi dirò che non mi sto vedendo. Aspetta, ma mi metto pure le scarpe. Aspetta, vado a prendere un attimo le scarpe, così vediamo con le scarpette come ci sta. Oh, questo l'ho visto allo specchio, è carino però questo completo, non è, non c'è male. Vediamo un po', l'ho preso così le scarpette. Vediamo un po'. Allora, aspetta, ma giù vai calzini. Questa, e proviamo quest'altra di qua nera. Ma è una mosca pezzotta. Ecco. Vabbè, questa è un po' più alta. Questa così. Spero sempre che mi vediate. E questa qua così. Ho preso queste scarpette così, comode, basse, perché almeno le riesco a portare. O se no alte, io non le esalcio purtroppo. Però non so come sto. Questo qua si attacca fino a qua giù in fondo. Madonna, è elettrizzante sto vestito. Com'è? Io mica lo so. Non so neanche se mi vedo bene, spero di sì. Non so se mi vedo intera, capito? Che dici? Aspetta, vado a guardare un attimo lo specchio. Oh, questa si attacca addosso. Oh, è carino, non c'è male, carino, mi piace. Questo è un altro vestito, pure molto carino. Questo qua c'ha lo spacchetto qua e pure di qua. Carino pure questo, mi piace. Mi vado a vedere sempre allo specchio. Carino, mi piace. Ora mi provo il tutone. Chi è il tutone? È bello questo. Però vedi, a sotto ci vuole sempre una magliettina. Ma ci metto il bottone alla mamma, lui il bottoncino. No, è piuttosto no. Vabbè, questo è il tutone, carino. Mi piace, vedi se rombo bene. Ah no, è una. Ma che c'è? La fascetta qua. Non so per niente. No, vabbè, comunque qua c'è pure una magliettina bianca, mi sembra, sotto. Ti metti forza la mano. Sta pure, vabbè, questa qua per fare il nodino. A mo' di cintura, carina, sta bene pure questo. Ecco qua, questo è l'altro vestito che Giuseppe sta dicendo che non gli piace. È brutta! Fai pure lo spac. È uno spaccaloff. Chi è francese? È uno spac. Carina, mi piace. E devo provare l'ultima combo, gonna e maglia. Ok, ultimo. A Giuseppe hai detto che ci è piaciuto. È carino, mo chi è? Già stai cagnando il pensiero. No, no, mi scordo. Che lì? Ok, questo è l'ultimo. E sfuggi la gol. Carino, mi piace. Basta, mo gli faccio fare una sciacquata tutto. E poi niente, ti metto un pochino a sciacquare, così no puzzano, capito? E questo. Levati. Oh, hai visto che sta bene, però il pantalone è stretto. No, è stretto, voglio dire, è storto. Quanti è? Il pantalone è storto, mettilo dritto. Ok, fammi vedere. Wow, hai visto ti sta bene? Boh, il pantalone sembra storto. Pigiamino messo. Adesso sono le 6 e 10 più o meno. Dobbiamo pensare alla cenetta mia. Mannaggia mia, peggio dei bambini. Aspetta un attimo. Vai, entra. Che ti fa? Sta sempre appresso. Boh, non so dove ho messo le mie pantofole. Cristian, vuoi spogliare? C'è ancora fame? E mangiati un altro po' di pane. Se ci sei riuscito, mangiatelo un altro po'. Hai detto che è riuscito a mangiare giusto un poco di pan carré, che se lo so fatto con la cioccolata. Quando lo mangi un altro po', se ce la fai a mangiarlo, boh, non lo so. Allora, questo qua così. Oh. E poi volevo trovare le mie ciabatte, pantofole, perché altrimenti sono con i piedi a terra. Io non so come vi facciano i bambini a camminare scalzi. Io mi sto congelando proprio i piedi. Non so come facciano loro a stare scalzi. Ma si fanno proprio freddi, si fa tutto il corpo freddo camminando scalza.
L'ho perse le mie ciabatte, non lo so dove sono. Eccole qua fuori, che sembra. Allora, proviamo a fare dei waffle con banana, albume, farina e un po' di zucchero. La buccia è nera, però dentro sono bianche. Solamente poco poco qua, però poi sono, vedi, bianche. Anche questa qua è la stessa cosa. Dove? In palestra. Domani si è venerdì. Allora, 100 ml di albume d'uovo. ml di olio di girasole, 50 ml di latte, ho messo giusto 40 g di zucchero perché le banane già sono dolci, eh? Potete anche evitarlo, io avendo i bambini che non mangiano cose un po' più amare, ho messo giusto questi pochi grammi in più di zucchero. Ho messo i primi 100 grammi. Ok, vanno bene 100 grammi di farina. Questo è il composto finale. Vanno benissimo, anzi precisamente ho messo 105 grammi di farina. Voglio mettere giusto un pizzichino proprio, ecco qua, basta. Questo è tutto il lievito che ho messo, pochissimo. Io li andrò a cucinare, oddio, andrò a fare waffle in questa macchina, però si possono fare tranquillamente i pancakes, ok? Questa macchina qua io l'ho presa su Temu, ma la vende anche più grande in Lidl, sui 30 euro, non lo so, non mi ricordo il prezzo. Spruzzo un po' di olio, uso questo. E chiudiamo. Mo utilizza il mio, sta in camera mia. E no. Wow, aspetta, eh. Eccolo, sono venuti perfetti. Forse non c'ha le cuffie, no? Ma lui già... Aspetta, che c'è? Ho fatto con le banane, si sentono le banane? È buono però, è dolce, è sistemato. Vieni a assaggiare. Ma come fa? Altra ideuccia con le banane. Mettiamo l'acqua a bollire e facciamo sciogliere il cioccolato. Oh, una nuova carta da forno, così non l'avevo mai vista. Guarda com'è. Carta da forno antiaderente goffrata. Non è liscia, eh. Metti in mix della ricotta rinda.
Corri chi vei che... You'll never feel the way I feel. You don't know if my love is real. Baby, listen to me, here's the deal. When you're not here, I'm not the same. I'm needing a new chapter, babe. Been stuck here in a bed for days. I've been staring at the telephone, 'cause when you're gone, I miss your face. Late o'clock, body talk. There's no need to bring it up. Nothing you say makes it better. E la frittata mi sa che crebbe un po' troppo. No, si era semplicemente gonfiata. Ok, allora è pronta. Io la volevo girare, ma la lascerei così. Ci voglio fare, anzi, sai che faccio? Maronna Jacopo. Faccio così. Su una metà, non voglio metterla su tutta la frittata, perché giustamente, mo non lo so se piace a tutti. Ci metto due fettine di cheddar. Finisce quasi. Com'è venuta? Buona? È un po' amara. Ho zucchero, ce l'avete messo però. Sì, no, io non l'ho messo. Sembra dal odore è cioccolata alla. Poi è. Poi è manalo di pulizia. Poi è. Domani ci accompagnerò. Su proprio. Sporchi. Jacopo, mo, però gli affrenì, eh? Già, basta. Basta. Domani mamma ci accompagna al come si chiama là? Sì, a scuola. Palestra. Vabbè, meglio che me li piego questi panni, o se no, poi si accumulano. Ci stanno altri panni nell'asciugatrice, così domani mi piego gli altri. Madonna, mi infornisce mai. Che se ho un bicchiere l'hai messo a posto? E dove? E non potevi mettere asciugare la lavatrice, là, come caspita si chiama, lavastoviglie. Ho fatto questa sorta di cioccolata calda, praticamente ho utilizzato il latte e come si chiama, il cacao amaro, e poi ci ho messo lo zucchero. Più che altro l'ho fatta per Christian, però giustamente la fai per uno, poi la devi dare a tutti quanti. Vincenzo non l'ha bevuta, l'ha bevuta solamente Jacopo. Perché non è che sta mangiando tanto, mo stasera ha mangiato un poco, ha mangiato giusto una decina d'olive, ha mangiato un pochino di frittata e un pochino di insalata, ma proprio un pochino, e quello già è magro, non mi mangia neanche più, stiamo a posto, capite? E quindi mo io ho fatto pure sto latte con sto cacao. Mo però la dottoressa, vi ripeto, me lo disse già che inizialmente era così. Proprio quando vedi che un figlio non mangia, poi soprattutto che lui già è magro, capito? E quindi ho fatto sto lattuccio così e se l'è bevuto.
Oh, maronna mi. Finito. Mi sono piegata pure questi altri panni. E basta. Maronna, stanchezza a quest'ora. Non ce la fo. Sono stanca. Domani finalmente per noi sarà venerdì. Quindi ultimo giorno. Che dite, Giuseppe? Domani finalmente ultimo giorno di scuola. E poi un po' di riposo. Sabato e domenica. Sto fatto di fare sali, scendi, scendi, sali. Vai a mettere il bicchiere nella lavastoviglie. Sciacqualo un po' sotto all'acqua e mettilo nella lavastoviglie. Vai. Buttalo nel lavandino. Sciacqualo un po' con l'acqua e mettilo nella lavastoviglie. No, sono dovuta scappare dalla cucina. Ve lo giuro, non ce la faccio più. Io sistemo, mio marito è già venuto tardi e quindi sta mangiando adesso. Dopo che ho pulito, passata l'aspirapolvere e tutto. E bambini, la cioccolata calda, mo mi hanno fatto sul tavolo un'altra volta. Ma devo andare via da questa cucina, non ce la faccio più. Ma. Questo è un dilemma. Prude l'orecchio. Ma no. Andiamo. Che bei trovare. Per favore, aiuto. Che cosa ti aiuta? Sono male orecchio. Ti fa male o te preoccupare? Sono male. Guarda che bella faccia. Mamma. A me dormì? Come dici? Tu vuoi mi fa veglia Gesù bambini? Natale è passato. Pasqua è passata. E veglia hanno fornuto. Ci puoi mia cucca. Vabbè, raga. Ci vediamo al prossimo vlog. E vediamo un po'. In questi giorni cerco di organizzare. Oggi dormiamo con mamma. No, venate lì. Sì. Stanotte va già fatto dormire. Mo basta però. Andatevi a video. Sennò papà. Sento papà con Malucca. Papà Angela dice a papà. E vedi che ti dice. Mo che state? Mo che così. Oh. Fermi, che io so pesare. No. Comunque non funziona. Che cosa non funziona? Guarda, dove sei tu? Ah. Ma devi lavare la maglia. Vabbè. Ok, sennò qua mi fanno perdere in chiacchiere. Ci vediamo al prossimo vlog. Grazie a tutti quanti, un bacione e vi voglio tanto bene, un cuoricino per voi. Ciao ragazzi.